Manuele Malotti, un finale possiamo definirlo orgasmico questa sera. Sicuramente un gol al 93esimo rende ancora tutto più bello e siamo felici per la partita che abbiamo fatto. Il gol è stato solo la ciliegina sulla torta e venendo così all'ultimo è stato ancora più bello. Dopo una partita in cui Lumezzane ha gestito la gara, ha cercato sempre di trovare i 3 punti e non ha mai corso rischi. No, infatti come ti dicevo è una partita dove abbiamo tenuto sempre il controllo, siamo stati bravi sia con la palla che senza perché loro comunque avendo due attaccanti molto veloci giocavano su quello, noi siamo stati sempre attenti e come dicevo prima con la palla abbiamo gestito bene il possesso e poi le occasioni le abbiamo sempre avute. Se quest'anno l'attitudine nuova del Lumezzane è di essere ancora più propositivi, più votati all'attacco rispetto al passato, quello che ci portiamo dietro dalla scorsa stagione è questa mentalità che non molliamo mai, ci crediamo fino all'ultimo. Sì, la partita si vedeva dal campo che comunque spingevamo sempre di più e quindi noi non molliamo mai, ci crediamo sempre fino alla fine. Oggi è venuta al 93esimo, quindi siamo contenti. Il coronamento di una settimana per te bella perché è arrivato il rinnovo del contratto, quindi è il giusto finale. Sì, sono felicissimo del contratto che mi è stato prolungato dalla società e io metto sempre tutto me stesso in campo e spero di regalare altre gioie così importanti. Una squadra questa sera molto giovane, c'erano 4 2004 in campo più il 2002. Che cosa dice questa partita per il futuro del Lumezzane? No, questa partita dice che come si vede in ogni partita non ci sono differenze tra chi gioca e chi non gioca, qualsiasi persona che va in campo dà sempre tutto se stesso e non si vedono differenze perché siamo un gruppo unito, tutti ci alleniamo e remiamo dalla stessa parte, quindi questo prevede un futuro solo che è bello per noi. Domani subito in campo perché il futuro prossimo si chiama Caldiero. Eh sì, la partita è venerdì, quindi dobbiamo lasciare alle spalle velocemente questa perché venerdì ci aspetta un'altra battaglia e quindi noi siamo pronti a giocarci a viso aperto come sempre. Grazie. Grazie.